Ciao ragazzi, questo video voglio prima farmi una premessa di quello che ho realizzato. È un video racconto di 2 giorni di tour in mountain bike in Val d'Aosta, per la precisione Val Tournanche e Val d'Ayas, dove mi ha accompagnato una guida in mountain bike Patrick Zerbat. È un video goliardico dove, non essendo io professionista, in tanti punti l'audio non è proprio ottimale, dove Patrick magari spiega quello che è l'itinerario, quello che è il panorama, quindi spero che non sia una grossa lacuna. È stato un tour molto intenso, sono stati 110 km, 4300 metri di dislivello, nel frattempo scorrono le foto di quello che è stato a livello di panorama e il percorso GPS in 3D. Spero che il video vi piaccia lo stesso e, come direbbero tutti gli youtuber, quelli famosi, se vi è piaciuto mettete un like, seguitemi e ai prossimi video. Dunque, lui, io e il mitico Zerbat, Patrick, che oggi mi porta a fare un giro, oggi e domani mi porta a fare un giro di quelli esagerati, partiti da Danus. E adesso saliamo super i bricchi. I bricchi. Come dicevamo noi. Con panorami che iniziano a darti soddisfazione, eh. Qui c'è tutta la piana di Chambal sotto di noi. E poi laggiù in fondo si intravede il cambio della Dora, quindi della valle, e Saint-Vincent e le sue valli laterali, quindi la Val Tournanche dove andremo oggi e la successiva Val d'Ayas. Ci tocca domani la Val d'Ayas. Bene. L'importante è già finire oggi. Un pezzo per volta, eh? Un pezzettino per volta. Dunque, dopo un po' di salita siamo arrivati. Siamo arrivati a quota 1786, dice Sunto. Sunto, mio invece dice 1746, San Garmin, complimenti. Al Col de Born. E spartiacque, perché adesso ci infiliamo dentro la Val Tournanche e lasciamo il fondovalle, quindi bene. Vediamo la prossima vallata. Cosa regala? Il nostro Bosch pedala senza problemi, senza fatica. Io invece fatico un botto. Adesso andiamo fino a Cignana, scendiamo, discesa, risaliamo con la funivia da quel fabbricatore bianco, grigio, che lui dice, tutto quel diagonale che ti dicevo. Di dietro c'è Cheney. Ok. Qui passiamo sopra i roccioni, quindi un po' saliamo, un po' scendiamo. E da lì perdiamo quota, arriviamo a Cheney, che è quello di dietro, tutto quel bambellone qui davanti. E da lì risaliamo, prendiamo ancora gli ultimi 250 metri della giornata, arriviamo su in cima e da lì in picchiata fino a Chesham, fino all'Hermitage, che è proprio sta dietro la punta dei larici qui. Ah. E sti cazzi. Tutto questo arrivando dall'area picnic di Tornion. Danus, vabbè, quello era già prima, ma arriviamo da Danus, ricordatelo.
Poi non so se arrivo all'Ermitage o morirò prima. Cammin facendo vedremo. E il cervino è sparito nelle nuvole. Purtroppo. Però l'abbiamo visto per 20 secondi in un tornante. Tra l'altro stanno arrivando dei bei nuvoloni, guarda là che bell'ombra. Vabbè no, dicevo, la zona è di Chamois. No, e lì abbiamo anche una Madonna da pregare per non morire. Dunque, il nostro giro arriva al lago di Cignana, che non era in programma, perché dopo 5 ore di pedalata al grandissimo socio di avventura mi ha proposto un aumento di 100-150 metri di quota per vedere anche sto posto, che è qualcosa di direi spettacolare, così quasi vado a buttarmi dentro. Questo è il lago di Cignana. Direi che abbiamo fatto bene ad allungare. Me ne pentirò, lo so già, ma guarda che acqua, che colori. Tra l'altro non ci picchia il sole, se no secondo me lì c'è il rifugio. Minchia, ma guarda che acqua, guarda che colore là. Si specchiano anche le montagne, non so se si vede. Sì, si vede. Stupendamente stupendo. Se volete imitare lui, se volete dare aspetta che la indico, lassù, là c'è una poderale, però dovete avere i neuroni sotto ghiaccio. Beh, c'è un bello spettacolo, guarda che sta cambiando il colore, sta diventando turchese, bellissimo. Adesso discesa fino a un nuovo via, perché sennò Val Tournanche, questa e quello di sotto è Cervina, no? E andiamo a Chamois, che è là dietro, mangia cena. Tra l'altro passo qua e in galleria scavata nella roccia. Enrico Torino.
c'era la diga? No. Ah, ok, no, dicevo. No, allora, quel bacino lì è praticamente tutta la diga perché ci sono i canali. Ok. No, quel ricordo da sotto, sì? Adesso, scendi da lì nella Pugliarale, dove c'erano i tipi che si... Guarda i ghiacciai, guardate che ghiacciai lassù. Noi prendiamo quell'uovo via là. Si vede? No, non si vede. La spiego a modo mio, che è tecnicissima. Siamo arrivati da quella vallata, siamo scesi a Valtournanche. Crepin, anche voi valdostani, ve lo dico. Abbiamo preso l'uovo via e siamo saliti fin lì, che è l'arrivo dell'uovo via. Poi abbiamo preso il sentiero per arrivare al momento fino qua. E poi adesso continuiamo fino ad arrivare a... Non si vede. C'è qualcosa, c'è... No, Chamois. No, sì. Prima c'è... Chenay. E poi saliamo Chamois. Chenay e poi Chamois. Ma non si vede ancora? No. Quanti si ammazza? Bene, panorama comunque per il momento paga. L'ingresso dell'albergo. Qua siamo a Chenay, che è un paesino che si arriva più che altro con i fuoristrada, perché c'è solo una poderale trattorale. Qui c'è l'albergo, ristorante, sdraio, fa di tutto. Fighissimo. Belle le scarpe lì. È una chicca. È sua. Se uno soffrisce la stafobia lì, prendi la tachicardia. C'era
adesso dobbiamo scollinare, poi discesa su Chamois. Ieri siamo arrivati da quella chiesa e ovviamente da, vabbè, non so se si vede, là bianco in fondo c'è l'arrivo delle piste. Dov'è? Siamo partiti. Dunque, visto che mi piace un botto guardare la strada percorsa, quel muro in cemento là e il lago che eravamo molto tempo fa. Poi siamo scesi. Oggi l'ho seminato. L'ho seminato, non era il telefono, l'ho proprio seminato. Siamo scesi là, bellissimo, Val Tournanche, noi siamo scesi a Crepin. Che avevo già detto prima, ma adesso mi sono studiato la parte. La funivia, abbiamo preso la funivia che ci ha portato, adesso ve lo indico, perfetta, là. E poi abbiamo fatto un taglio, taglio ravanabile, è stato... piacevole. Coniato questo nuovo termine, ravanabile, dove c'era la gente che ci tirava l'acqua santa perché ha detto che non stava a posto. Siamo arrivati a quel paesino che si chiama Chanay, strepitoso. Continua a dire, ma siete da vostro, siete spiccati i nomi. E adesso arriviamo quasi alla fine dei profumo di birra. Siamo quasi alla fine dei pini. Siamo quasi alla fine degli abeti. Finalmente, dopo quasi 8 ore e mezza di pedalata, siamo arrivati al rifugio Hermitage. Dove? Rifugio alpino, metri 1927, dove soggiorneremo, dormiremo e ci ubriacheremo, perché avremo bisogno per domani, che non so ancora cosa mi aspetta. Quindi, a domani. Secondo giorno, un po' più brutto, molto più brutto il tempo, un volosino. Siamo partiti da là sotto quel lago, che questo tempo non so se si vede, e siamo arrivati al santuario di Cavalité. Là, non so se si può vedere, c'è l'arrivo dell'Ovovia, e dietro quella punta, dall'altra montagna, dall'altra vallata, c'era il... la diga. E adesso andiamo al Col di Nana. Col di Nana. Vedremo. Sperando che il tempo accompagni. Ma a vedere così il sole c'è. Ma lei non vuole anche. Vabbè, accenderemo i segni nebbia, dai. Qua, meglio non commentare. Col di Nana. Dici, diciamo, Dio supremo in terra che non patisce niente. Asino del presepe che è cotto come una rava. Nuvole. Ovunque nuvole.
siamo arrivati a Shenzhen, San Giacomo, via. Guardate che figo sto torrente. Adesso saliamo di nuovo. È vero. Questa è Mascogne. Là ci sono due bike. Fantastica.
sul disco, sulla finta.